Ciao a tutti ragazzi e bentornati. Come avete letto nel titolo, anche oggi ci troviamo di fronte ad una super anteprima. Questa è la confezione di vendita del Xiaomi Mi 10 e per questo devo ringraziare come sempre il multistore di Zaza per essere riuscito, non so in che modo, a farlo arrivare fin qui da me per potervelo mostrare e andare a spacchettarlo insieme a voi. Prima di cominciare con il video e vedere nel dettaglio questo device, come al solito ragazzi vi chiedo le solite cose: mettete un bel like, iscrivetevi al canale, seguitemi su tutti i social e adesso me ne sto zitto e cominciamo ad unboxare insieme questo Mi 10, che credo che sotto al cofano lui abbia davvero tanta roba, inoltre è anche 5G. Direi di cominciare quindi aprendo la confezione di vendita di questo Mi 10 5G. Vediamo subito il contenuto. Come vedete, chiaramente è un dispositivo dove fa comparire la scritta 5G qui davanti. Tiriamo via la parte superiore, mettiamo da parte un secondo lo smartphone, vediamo. Caricatore rapido, cavo Type-C, la carica è davvero davvero rapida su questo device. Ho letto un po' di specifiche qualche oretta fa, perché dovete sapere che io non credevo nemmeno arrivasse così in fretta, credevo venisse bloccato dalla dogana. In realtà ce l'abbiamo fatta a farlo arrivare così velocemente. Poi qui dentro abbiamo un adattatore Type-C, cuffie 3,5, perché non c'è il jack 3,5 su questo Mi 10. E poi vediamo un po' cosa c'è qui dentro. La cover che è morbida ma non troppo, non è proprio di quelle super gommose, che va a coprire tutti i lati e lascia spazio alle fotocamere, che vedremo da un attimo. Ma andiamo a vedere un po' il resto. Intanto togliamo le pellicole. Beh ragazzi, è davvero bello. Allora, il design così a colpo d'occhio mi sembra un po' un S10, un Mi 9, insomma è un mix di diversi dispositivi. In mano il peso si fa sentire, infatti sono 208 grammi. C'è, se non vado errato, mi sembra di vedere una, sì, c'è una pellicolina che va a coprire il pannello e come vedete eccolo qui. Beh, ve lo metto anche a favore della camera frontale, spero questa metta a fuoco, ma il display è davvero tanta roba. Profili un po' arrotondati i lati. E cominciamo a parlare quindi subito di misure e caratteristiche. È un dispositivo da 162.6, 74.8 per 9 mm di spessore, come già detto pesa 208 grammi ed è diciamo equipaggiato di materiali al top, quindi abbiamo sicuramente Corning Gorilla Glass 5 sia nella parte frontale che posteriore e alluminio per quanto riguarda appunto il frame e il resto della scocca. I profili sono praticamente quasi tutti identici, i tre nella parte laterale, quello superiore sicuramente lo sono, mentre il gotch nella parte bassa qui sotto, come vedete, è leggermente più spesso, poco, quindi un gran lavoro di ottimizzazione. E non so se si nota, ve lo faccio vedere magari con una schermata bianca, eccola qui, qua nella parte alta c'è anche il forellino della fotocamera. Sapete benissimo che a me non fa molto impazzire questa cosa, questa scelta di andare a, diciamo così, a bucare il display, però in questo caso devo dire che hanno fatto un gran lavoro per quanto riguarda l'ottimizzazione proprio del foro, in quanto non si vede molto e probabilmente non darà nemmeno chissà quanto fastidio nell'utilizzo giornaliero. Però sapete benissimo che io preferivo comunque una soluzione differente, anche le camere a pop-up non mi danno fastidio. Ma poi ovviamente questa è una questione del tutto personale per quanto riguarda i gusti. Griglia di sistema nella parte bassa, attacco tipo C, qui abbiamo il carrellino per andare a mettere, credo, due SIM, ve lo farò sapere. Tasto di accensione e spegnimento qui posto nella parte laterale, qua abbiamo invece il bilanciere del volume. Nella parte opposta invece è completamente pulito, mentre nella parte superiore abbiamo una seconda griglia, quindi lo speaker è stato posizionato nel profilo e non all'interno della capsula, ma poi eventualmente lo proveremo. Qui abbiamo la porta infrarossi, se non vado errato, e un secondo microfono, mentre nella parte posteriore le fotocamere, ma le vedremo tra un attimo. Parliamo invece del display, che è un 6,67 pollici, che appunto va a coprire praticamente tutta la parte frontale del pannello. È un 1080x2340 in 19 noni, tocca i 386 ppi, ha l'HDR 10 Plus, ma soprattutto è un pannello a 90 Hz. Devo dirvi che così a primo acchito mi sembra proprio di vedere quell'effetto che ci si aspetta da un super top di gamma, non tanto per quanto riguarda solo il processore, ma proprio quelli che sono i movimenti all'interno dell'interfaccia,
proprio si nota come ci sia un'effettiva velocità del tutto. Ovviamente dovrò verificare se questo avviene in tutte le condizioni oppure se andrà a decidere poi in autonomia dove impostarsi a 90 Hz magari piuttosto che no. Dobbiamo capire questo. Xiaomi nelle caratteristiche del dispositivo ha specificato di aver lavorato parecchio anche per quanto riguarda la luminosità, credo che debba superare circa i 1000 nits se non vado errato, e quindi ovviamente lo proverò sotto la luce diretta del sole per capire, e soprattutto sono curioso di capire come si comporterà a livello di bande, perché a lui manca la banda 20 essendo la variante cinese, però è un dispositivo 5G, qui nella mia zona il 5G non c'è, ma spero di poterlo provare magari spostandomi un pochettino andando verso il centro città. Sono andato immediatamente all'interno del software a ricercare la modalità scura, la modalità nera che porta il display tutto scuro, essendo AMOLED ovviamente vale la pena provarlo subito in questa modalità anche per darvi possibilità di vedere subito tutte le informazioni del software. Abbiamo, come vedete, a bordo l'MIUI 11, la MIUI 11 con Android nella variante 10. Le patch di sicurezza sono di gennaio, ma molto probabilmente ci saranno già degli aggiornamenti disponibili sul dispositivo. Ci sono poi 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna UFS 3.0, mentre il processore ovviamente dotato di modulo 5G e l'ultimissimo Qualcomm Snapdragon 865, che a livello di numeri proprio sotto il cofano è una cavalleria impressionante, perché tocca, se non vado errato, circa 580.000 punti. Ovviamente per non farsi mancare nulla in casa Xiaomi, il reparto fotografico in questa variante, nonostante non sia quello pro, è di altissimo livello. Il sensore principale è addirittura da 108 megapixel. Qui andrà provato, ha la stabilizzazione ottica, quindi sicuramente un sensore di ottimo livello, ha un'apertura f1.7, quindi è un prodotto che andrà messo sotto torchio anche per questo aspetto. La fotocamera grandangolare da 13 megapixel, poi c'è una fotocamera da 2 megapixel f2.4 per le macro e un'ultima fotocamera per l'effetto sfocatura da 2 megapixel. Quindi diciamo che ci sono alcuni sensori che hanno molto senso, gli altri due forse un po' meno, e non vedo l'ora di testarlo. Mentre per quanto riguarda la fotocamera frontale è una 20 megapixel che appunto, come già detto, è stata ottimizzata alla grande. Intanto qui mi vedete, mi sembra sicuramente una fotocamera di buona qualità. È stata ottimizzata, dicevo, moltissimo, perché il forellino che va ad occupare parte del display non è così invadente, non è troppo grande, e questo va a beneficio di quella che è poi la visualizzazione di video e appunto poter utilizzare l'ampiezza completa di tutto il pannello. Quindi hanno fatto, almeno così a primo acchito, guardandolo così insomma a primo colpo d'occhio, un ottimo lavoro. Come già detto, il device non ha jack 3.5 per utilizzare delle cuffie, però ovviamente abbiamo il Bluetooth 5.0 e tutte le altre caratteristiche che fanno parte di un dispositivo di questo tipo. Quindi abbiamo l'NFC per i pagamenti, abbiamo appunto il protocollo OTG, Wi-Fi che è in doppia banda, ma soprattutto un sensore per l'impronta che credo sia, come al solito, di alto livello. Proveremo anche quello. Sono curioso però, se aspettate un attimo, di provare l'audio di questo device, perché sembra molto interessante. Arrivo subito. Ragazzi e bentornati. Come avete letto dal titolo, oggi parliamo della mia seconda postazione, si può definire quasi così, no? Quella dove passo più tempo, non monto video e soprattutto quando non faccio. Ragazzi, ho provato al volo quella che è la qualità dell'audio, è stereofonica, quindi abbiamo effettivamente due speaker posti nel profilo laterale del device, quindi uno dalla parte superiore e uno nella parte inferiore, quindi davvero abbiamo in questo caso una modalità stereo, una qualità stereo per quanto riguarda l'audio, e anche il volume mi sembra parecchio adeguato, anche i bassi, insomma voglio provarlo per bene, però la qualità mi sembra davvero eccelsa. Tra le caratteristiche che vi ho raccontato fino ad ora, a parte il sensore per l'impronta che lo proverò, quindi è inutile che sto qui a farvelo vedere in questo momento, questo device poi ha altre due caratteristiche molto interessanti. La batteria da 4780 mAh, che ovviamente affiancata al processore al 5G andrà provata, però suppongo riesca a garantire un ottimo uso durante l'arco della giornata. Importante poi dovrebbe esserci anche la ricarica wireless, ma la proviamo immediatamente con il mio solito caricatore. Qui infatti si è attivata anche la ricarica wireless, molto molto bene, e soprattutto c'è una ricarica ultra
rapida. Bene ragazzi, per oggi è proprio tutto per questo veloce unboxing. Volevo farvi vedere immediatamente questo device che è davvero bellissimo, lo proverò nei prossimi giorni, vi farò avere, diciamo così, una sorta di recensione, magari non si può dire completa in quanto il dispositivo è in inglese cinese, non ha la nostra ROM, quindi lo proverò per quello che è questa variante. Poi ovviamente se arriverà quella italiana, quella europea per tutti voi, potrete tranquillamente eventualmente acquistare quella. Comunque qui sotto in descrizione troverete anche il link che vi riporta al multistore del Zaza se siete interessati ad acquistare in super anteprima questa variante inglese e cinese. Poi ovviamente vi verrà spedita con MOR locale, ovviamente perché ancora non c'è una ROM italiana, vi verrà spedito con il Play Store già preinstallato per darvi insomma il device pronto all'uso in quasi tutte le sue potenzialità, insomma a parte la lingua non tradotta all'interno del menu, per tutto il resto lo avrete comunque in italiano. Beh, che dire, per oggi è tutto, come al solito arrivati fin qua ragazzi, se vi va mettete un bel like e iscrivetevi al canale per non perdervi più ulteriori miei video e super novità come queste, e noi ci vediamo prestissimo per un altro video. Ciao e alla prossima!